Ciao amici del MyLab, sono qui alla ultra maratona di Cinisello. È tardi, fanno una ultra maratona che dura 24 ore. Ci sono tre versioni: 24 ore, 12 ore, 6 ore. È una fatica immane. Studiando queste persone, sono venute qua a fare assistenza ed aiutare le persone che gareggiano. E studiando queste persone in questa situazione così particolare, si capiscono tante cose anche del nostro corpo, cioè di noi comuni mortali che non facciamo queste imprese ciclopiche, ma siamo comunque sottoposti al nostro tipo di stress, al nostro tipo di fatica quotidiana, ognuno ha la sua, no? Allora, ci sono tante cose che si imparano sullo stress seguendo queste gare che sono uno stress veramente straordinario, stress molto particolare. La prima cosa da dire è che tutte quante le persone che partecipano a queste gare hanno problemi a digerire. Dopo un certo numero di ore che corrono, il corpo è assolutamente incapace di digerire qualsiasi cosa e quindi hanno il problema di nutrirsi, perché in 24 ore hai bisogno di nutrirti, di buttare giù qualcosa, ma se il corpo non riesce a digerirlo bene, questo crea dei paradossi, crea molti molti problemi, ok? Allora, dobbiamo, a parte parlare di corsa, che è comunque interessante per chi è un corridore, sapere queste cose è utile, in realtà dobbiamo capire che il corpo ha due modalità di funzionamento e queste due modalità di funzionamento sono due parti diverse del sistema nervoso autonomo. Sai, il sistema nervoso serve a fare muovere le braccia quando lo vuoi, fare sbattere le palpebre quando lo vuoi, insomma parlare, sto usando il sistema nervoso per comandare i miei muscoli. Questo è il sistema nervoso volontario. Ce n'è uno, il sistema nervoso, che invece regola le cose autonome. Il sistema nervoso autonomo regola gli automatismi come il battito del cuore, in un certo senso anche la respirazione, altri muscoli tipo la contrazione dell'intestino per andare di corpo, sono cose involontarie. Te non è che ti metti là a schiacciare l'intestino per far andare fuori le feci, è una cosa involontaria, ok? Quindi questo sistema nervoso autonomo, involontario, in realtà ha due modalità di funzionamento, sono proprio due parti diverse del sistema nervoso autonomo. C'è il sistema simpatico che si attiva quando tu stai correndo, quando sei sotto attacco, quando hai paura, quando sei teso. Che tu sia teso perché ti corre dietro un orso, o perché il capo minaccia di licenziarti, o perché hai paura che, non so, ci sia un problema con tuo figlio, con tua moglie, con i tuoi amici. Ecco, è la stessa cosa. Quel sistema lì è lo stesso che si attiva in entrambi i casi, sia nel caso di una vita sedentaria, sia nel caso di una vita dell'uomo di Neanderthal. Okay? Quindi simpatico, sistema simpatico, si attiva quando c'è pericolo, da scappare, da attaccare, da fare qualcosa. Quando corri si accende tutto il simpatico. Il sistema simpatico fa in modo che il sangue vada ai muscoli. Il sistema simpatico blocca la digestione, blocca lo stimolo sessuale. Perché? Perché devi fare dell'altro, non è che ti metti ad accoppiarti mentre devi andare a caccia, sono due cose diverse. Sembra una battuta a sfondo sessuale, ma non lo è, è proprio un programma genetico, un programma fisiologico. Allora, qual è il punto? Che invece l'altra parte del sistema nervoso autonomo si chiama parasimpatico, quindi c'è il simpatico che attivi quando sei sotto attacco, devi lavorare, devi fare, brigare. Il parasimpatico invece è quello che si attiva quando devi riposare, ricostruire i tessuti, ripararti da una convalescenza. Se ti fai male, il sistema parasimpatico è importante che sia attivo molto spesso. Perché? Perché devi guarire, e guarire vuol dire far funzionare delle cellule, delle parti dei nostri ormoni che sono legati alla riparazione dei tessuti, ok? Ecco, digerire fa parte del sistema parasimpatico, della condizione di parasimpaticotonia, cioè c'è tono, c'è forza, c'è stimolo nel parasimpatico. Quando corri sei tutto quanto portato per dare energia al simpatico, non al parasimpatico. E allora cosa succede? Che questi ragazzi fanno una fatica terribile a digerire. E proprio quando invece avrebbero bisogno di assimilare energie, perché per correre 24 ore, ma anche solo 12 o 3 o 6, come in questo caso,
ci vuole un sacco di energia, e proprio nel più bello loro sono senza. Allora li si aiuta dando loro degli aminoacidi che sono la parte delle proteine come se fossero stati già digerite, insomma le proteine come se fossero già state scomposte, anche se non riescono a digerirle. Gli si dà un po' di zuccheri, ma bisogna stare attenti, perché dopo c'è, se gli dai zucchero puro, questi hanno il contraccolpo ipoglicemico, bevono zuccheri e hanno una ipoglicemia. Sto anche misurando ad alcuni di loro la glicemia. Insomma, le cose non sono affatto facili. Ma al di là dell'aspetto corsa, l'importante è capire per noi che ci sono questi due sistemi, queste due parti del sistema nervoso autonomo, simpatico e parasimpatico. Il simpatico si attiva in determinate situazioni, quando sei al lavoro, quando sei determinato a fare qualcosa, non quando sei in una situazione spiacevole o piacevole, ma quando sei in una situazione di attività, stai andando verso un obiettivo, oppure stai preoccupandoti per qualche cosa. Insomma, è quel sistema nervoso che si attiva quando dobbiamo fare qualcosa. E questo non lascia spazio per l'altro sistema nervoso, non possono attivarsi insieme. Quindi, se tu sei teso, preoccupato per qualche motivo che c'è nella tua vita, nella tua famiglia, sappi che rallentano tutte le altre cose. Va via lo stimolo sessuale, va via la capacità di riparare i tessuti, è minore nell'arco del tempo. Quindi questo potrebbe essere un grosso problema. Un atleta si accorge che quando corre troppo, si allena troppo quella settimana, in realtà ci sono degli indicatori precisi, il cuore si comporta in maniera diversa, non sto qua a farti la lezioncina perché è un po' lungo, ma insomma ci sono proprio delle differenze. Tu dici, ma come potrei usarla sta roba qua? Attenzione, chissà mai se io e te siamo finiti fuori giri adesso, magari abbiamo il sistema nervoso simpatico che non riesce a spegnersi. Se questo succede, può darsi che tu te ne accorga, perché quando vai in ferie spesso ti viene la febbre o ti ammali, oppure ti viene il mal di testa, il cerchio alla testa, proprio nel momento in cui riposi, caspita, ti crolla addosso il mondo, vero? Ecco, questa qua è una cosa abbastanza normale, capita a tutti di stressarsi, ma è un indicatore. Se sei un atleta dovresti starci particolarmente attento, perché vuol dire che il tuo allenamento, sai, quando sei sempre in simpatico, significa che non stai crescendo, non stai riparando i tessuti, quindi non stai migliorando le performance, probabilmente le stai anche facendo diminuire. Quindi ti lascio con questa piccola pillola molto sportiva, molto, molto peculiare, particolare. Come sempre ti chiedo di condividere questo video con i tuoi amici, e se hai necessità di trovare un piano alimentare o una dieta giusta per te, o di conoscere a che livello è il tuo sistema nervoso simpatico, parasimpatico e così via, sappi che quando si fanno i programmi del MyLab vengono fatti dei test specifici per questa cosa. L'obiettivo è che uno sia capace di andare in funzionamento simpatico quanto vuole lui, e poi che sappia scendere a livello parasimpatico per ripararsi, dormire bene, riposare a lungo, avere l'attività sessuale normale, poi tornare in simpatico, essere pieno di energia, vigore, voglia di fare, sentire che ce la può fare. Non avete idea di quante sensazioni, di quanti cattivi umori dipendono dagli ormoni. Bene, vi saluto, ciao al prossimo video.